Buongiorno a tutti, salve a tutti. E in questo video vi racconto una giornata tipo alla Legione Straniera. Quindi la vostra routine alla Legione Straniera. Allora, dipende da dove siete. Se siete a Castelnaudary per 4 mesi è molto diverso dal reggimento. Quindi a Castelnaudary una vostra giornata tipo è sveglia, dipende dagli orari delle attività, quindi può essere una sveglia alle 3 del mattino e andate a dormire alle 22, alle 23, all'1 del mattino, dipende da come gli gira ai vostri superiori. Però la routine a Castelnaudary, la sveglia è alle 5, quindi alle 5 e mezza è il tempo di cambiarvi, di lavarvi, rasarvi e mettervi la mimetica o la tenuta di sport, quindi sarà più una tenuta di sport. Quindi alle 6 c'è la colazione, che dura 10 minuti la colazione, poi dipende dagli orari di attività, che ore sono le attività. E dopo che avete fatto la colazione ci sono le corvée, quindi la pulizia delle camere, la pulizia dei bagni, togliere l'erba delle volte, dipende il caporale di giorno che gestisce la situazione, quindi dipende da lui e da sempre dai vostri superiori. Dopodiché che avete finito le corvée c'è l'alza bandiera, quindi si chiama un rassemblement, quindi un alza bandiera. Tanto non dovete cantare niente, solo mettervi sugli attenti e a posto, quindi non dovete fare nient'altro che mettervi sugli attenti, perché non c'è un canto, non è come l'esercito italiano che bisogna cantare l'inno nazionale, lì non c'è, perché non è ognuno, non ci sono francesi, ci sono ma sono sempre come stranieri, quindi non c'è inno nazionale, non c'è marsigliese, quindi è una con il, si chiama clairon, quindi una trombetta che qualcuno suona per l'alza bandiera, è tutto. Dopodiché si iniziano le attività, quindi può essere lunedì c'è lo sport intenso, quindi solo delle volte il lunedì che mettono lo sport intenso, quindi farete una corsa di 25-30 km, questo dico a Castel, o di 15 km, delle volte anche 25 km, quindi sempre dipende da chi comanda. Poi dopo che avete finito il footing fate esercizi di addominali, esercizi di stretching. Lo stretching dura 30 minuti, quindi dopo finito il footing subito lo stretching, gli addominali, le flessioni subito dopo, e tutto. Poi dopodiché che avete finito queste attività sportive andrete a cambiarvi, quindi no, vi metterete in mimetica, vi daranno tra fare la doccia e cambiarvi subito, quindi siete in tanti, quindi ognuno deve prendere un minuto per fare la doccia, quindi siete in sarete in 30, in 40, quanti sarete, dovete dare lo spazio anche ai vostri colleghi, ai vostri camerate di farsi una doccia, quindi è sempre una coesione, una camaraderie come si dice alla legione. E dopodiché che avete finito la doccia, vi siete cambiati, ci sono dei corsi, quindi corsi di armamento può essere, ma la più importante è il corso di francese, quindi vi insegnano un po' le parole, la base del francese per imparare, quindi per chi conosce la fortuna, per chi è latino, può una lingua di origine latina, quindi si assimola al francese, quindi va più che bene. Ma se dovete, se delle persone che vengono dell'est, della Cina, gli viene un po' difficile. E dopodiché ci sono dei corsi per l'utilizzo dell'arma,
l'utilizzo tattico, come muoversi dalla foresta, come muoversi in un combattimento località, gli ordini da dare, gli ordini da eseguire, perché ogni categoria ha un ordine, ha solo un lavoro da fare, quindi non ha molti. Quindi non è come voi vedete Rambo che spara tutti, no, non è così. Il legionario ha un ruolo, ogni grado della legione ha un ruolo. Quindi quello del legionario normale si chiama Granatier Voltigeur, quindi è quello di obbedire agli ordini del caporale, quindi è quello. Quindi quello che può fare lui è equipaggiarsi, camuflarsi, utilizzare la sua arma, prepararsi al combattimento, quello che può fare. Tutt'altro non deve parlare, è tutto, perché è il grado più basso della legione. Quindi il legionario è il grado più basso, e quindi non dovrebbe, è così, quindi no, non c'è niente di illogico. La seconda, dopo che avete finito queste attività, verso mezzogiorno, se lo vuole, vi uniscono sempre a castello. Allora, questo io parlo della fattoria, quando siete in fattoria vi uniscono, vi fanno mangiare, ma prima di mangiare bisogna cantare il Budan, quindi tiens voilà di Budan e così cosa. E dopodiché che avete fatto tutte queste, ci sono sempre le pulizie, quindi dopo che avete mangiato dovete rifare le pulizie, la camera del bagno, togliere l'erba. Quindi è tutto questo. Dopo che avete finito si riprendono le attività, quindi può essere addestramento sull'arma, sempre delle, questo dipende dal programma che decide il caposezione. E dopo che, questa è una routine di castello, quando siete a castello. Quando siete a reggimento, la sveglia è sempre 5:30, però ci sono, se siete già arrivati a reggimento, farete la gavetta, quindi vi romperanno i coglioni. È normale, tutto sai, normale, perché sempre le nuove reclute devono fare la gavetta. Quindi sarà, l'orario sarà 5:30, sveglia, c'è l'appello, quindi l'appello è alle 6, può essere 6:10, 6:15, ma in generale le 6. Dopo che c'è l'appello, alle 6:30 ci sono le corvée, quindi si mettono le corvée sono le pulizie della tutta la compagnia, pulizie delle camerate, pulizie della sezione, quindi in più pulizie anche del bureau, quindi dell'ufficio degli ufficiali, quindi dei capitano, del maresciallo, quindi un po' di tutto. Quando siete piccoli di grado, fate questa gavetta, quindi ne farete anche quando uscirete in addestramento. Quindi c'è gente che delle volte non arriva più a fare questo tipo di vita e prende parte, quindi non è facile, non è stata facile neanche per me, quindi anche io delle volte non ero abituato a questo tipo di vita. Ho finito i 5 anni e a posto, bisogna solo finire 5 anni apposta, poi chi vuole continuare continua. Dopodiché, dopo che farete, per chi viene da arrivare dal reggimento, dovrà fare una formazione dal tipo di reggimento che è, quindi deve fare una formazione del genio, dell'infanteria, della fanteria, della cavalleria, quindi un po' di tutto. Quindi dopo che avete fatto l'istruzione, andate sempre a mangiare. E dopo che avete mangiato, ci sono dei reggimenti che ti fanno riprendere alle 13:30 e ci sono dei reggimenti che ti fanno riprendere il lavoro alle 14. Quindi dipende dai reggimenti. A Castelnau d'Arry, per le persone che sono già molto là, cominciano alle 14. Invece per l'engagement volontaire, quelli che sono arrivati, incomincia alle 13:30, dipende. Io
dal mio reggimento, come vedete, io sempre alle 14. E poi là, ci sono delle attività, dipende dall'attività, però l'orario del reggimento è la fine alle 18, 17.45, perché alle 18 è tutto, tra mangiare e alle 18. Però delle volte in caserma, il weekend, non potete mangiare. Ma ci sono dei piccoli supermercati, sono dei mercatini, supermercati piccoli, si chiamano foyer, che puoi comprare la spesa, quindi sono delle boutique, un magazzino, un negozio, possiamo dire, dove potete comprare anche là da mangiare. C'è il bar, c'è tutto, quindi non vi annoiate. Poi potete bere, potete fare quello che volete, quindi dipende da voi. È tutto, questa è una giornata tipo alla legione straniera. Poi quando passerete di grado, se siete da una compagnia combat, non farete le corve, quindi sarete un po' più soft. Quindi per passare il caporale ci vogliono entro 2 anni, da 2 anni fino a 3 anni, 4 anni, dipende dalle vostre capacità e dipende dai posti che hanno bisogno per caporali. Quindi se hanno bisogno di 10 caporali in un reggimento, inviano 10 caporali del 2° rep, 10 caporali, 10 primi e class, quindi legionari del 2° rep, fai lo stage caporale e tutto. Poi questa è una giornata tipica della legione straniera. Poi se avete delle domande, come vi ho detto, commentate, fatemi delle domande, sarò a vostra disposizione. E per questo video finisce qui e vi auguro una buona serata e abbonatevi al mio canale, che metterò tanti altri video interessanti. Buona serata a tutti.